Bentrovati dal TG Cronache, che apriamo con la guerriglia scoppiata ieri sera a Firenze dopo la morte di un ambulante senegalese ucciso da un pensionato fiorentino di 65 anni. L'autore dell'omicidio adesso è in carcere, le sue intenzioni, avrebbe detto agli inquirenti, erano quelle di togliersi la vita, ma poi non ha avuto il coraggio e ha sparato. Nel pomeriggio è scoppiata la rabbia della comunità senegalese, una rabbia che poi si è trasformata in una vera e propria guerriglia nel centro della città. Nel pomeriggio, tra poco, ci sarà un nuovo presidio della comunità senegalese, ma intanto il portavoce della comunità ha chiesto scusa. Dopo la rabbia, le scuse. Ieri la rivolta dei senegalesi a poche ore dall'uccisione del connazionale, i Didiene sul ponte Vespucci. Basta razzismo, urlano in centinaia improvvisando un corteo di protesta e quando viene diffusa la notizia che Roberto Pirrone ha sparato. A Diene solo per caso esplode la rabbia. Non è possibile che abbia scelto lui come fosse un passante qualsiasi. Durante il tragitto ha incontrato anche altre persone. Perché ha scelto proprio un nero? I giovani senegalesi in un corteo improvvisato rovesciano a terra fioriere, danno calci ai cestini, si scagliano contro le transenne del cantiere della tranvia, bloccano in parte il traffico così come era accaduto sul ponte Vespucci dove era partita la manifestazione. Siamo stanchi di essere trattati in questo modo, gli italiani sono razzisti, urlano, ma oggi si scusano. Come comunità la condanniamo, hanno fatto uno sbaglio, perché non è rompendo i vasi alla città che si danno dei problemi, quindi noi ne approfittiamo per chiedere scusa a quel che è accaduto, perché è stato un momento molto concitato. Un incredibile destino quello di Idi Diene, l'uomo è parente stretto di una delle due vittime della strage di Piazza Dalmazia 7 anni fa. Il ricordo di quella sparatoria è ancora vivo. In quel caso si trattò di una strage di matrice razzista. Due venditori ambulanti furono uccisi da un estremista di destra, Gianluca Cassari, poi morto suicida. Oggi i senegalesi stessi hanno paura di Firenze, perché è la terza volta che troviamo con politici, sempre i senegalesi, ma perché? Perché i senegalesi? Qualcuno che noi lo chiediamo a questa città. Alla polizia Pirrone ha confermato che avrebbe voluto suicidarsi, ma non avendone avuto la forza ha deciso di uccidere il primo passante che incontrava. Non c'è motivo razzista, ha detto agli investigatori. Comprendiamo il dolore della comunità senegalese, ha scritto in un tweet il sindaco di Firenze Dario Nardella, ma la protesta violenta in centro è inaccettabile. Ed oggi nuova manifestazione. Alle 15 la comunità senegalese si ritroverà sul ponte Vespucci per un presidio, mentre per sabato prossimo in programma un corteo nazionale. L'idea è quella di sfilare vestiti di nero in silenzio per le vie della città. E Firenze si prepara ad accogliere Davide Astori, il capitano della Fiorentina morto improvvisamente a Udine durante il ritiro della squadra. In questo momento è in corso l'autopsia sul corpo, mentre nel pomeriggio la Fiorentina, la squadra, tornerà ad allenarsi. Domani sarà allestita la camera ardente nel centro tecnico di Coverciano. I funerali saranno giovedì nella Basilica di Santa Croce, sarà anche lutto cittadino. La UEFA ha disposto un minuto di silenzio in Champions ed Europa League. Il numero 13 della Fiorentina rimarrà sempre solo lui, Davide Astori. Il club viola e il Cagliari hanno ritirato la sua maglia, non la potrà indossare nessun altro. E ora i tifosi si stringono intorno al ricordo del loro capitano morto in un albergo di Udine, improvvisamente nel sonno, nella notte tra sabato e domenica. Un muro di sciarpe viole e biglietti scritti a mano colora l'ingresso dello stadio Artemio Franchi, dove oggi torna ad allenarsi la Fiorentina. Anche il calcio internazionale, per commemorarlo, si fermerà per un minuto prima delle partite di Champions ed Europa League. Intanto a Udine la procura ha conferito questa mattina l'incarico di effettuare l'autopsia a Gaetano Tiene, direttore del centro di patologia vascolare dell'Università di Padova, e Carlo Moreschi, anatomopatologo. I due esperti dovranno chiarire se la morte del capitano della Fiorentina poteva essere evitata. Innanzitutto dovranno stabilire se ha ingerito qualche sostanza che possa aver determinato l'arresto cardiaco fulminante che lo ha colto nel sonno. Altra questione importante
importante cercare di capire se Astori avesse qualche patologia specifica che potesse essere individuata tramite molteplici e continui esami cui era sottoposto l'atleta. Ci vorranno almeno 2 mesi per avere risultati complessivi e potrebbero non bastare. Secondo Maurizio Casasco, presidente della Federazione dei Medici Sportivi, le cause potrebbero essere genetiche ma sconosciute e potrebbero essere non evidenziate neanche con esami più accurati. Domani sarà aperta la Camera Ardente nel centro tecnico di Coverciano, poco distante dal suo stadio, e giovedì alle 10 presso la Basilica di Santa Croce si celebreranno i funerali. È stato Giovanni Malagò, presidente del CONI, a chiarire il mistero della notizia del rinnovo postumo del contratto di Astori circolata su internet. È una notizia falsa, priva di fondamento, dice. La Fiorentina farà sicuramente qualcosa per sostenere la famiglia. In questo momento merita soprattutto rispetto e silenzio. In queste ore l'attenzione è rivolta alle elezioni politiche, ma dopo settimane di stop sono ripresi gli sbarchi di migranti. Una nave di Medici Senza Frontiere ha portato a Pozzallo 72 migranti, sono sopravvissuti ad un naufragio avvenuto nel Mediterraneo, altri migranti sono stati portati in Libia. Nello sguardo di questi uomini c'è la luce di chi ce l'ha fatta, mista la paura e la tristezza di chi ha visto l'inferno. Sono loro i 72 superstiti dell'ultimo naufragio nel Mediterraneo. Sono stati recuperati in 2 distinte operazioni al largo della Libia da un mercantile che poi li ha trasbordati sull'Aquarius, la nave di SOS Mediterranee. Altri naufraghi, sempre di quei 2 barconi che stavano affondando, circa 90, invece sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera Libica e riportati indietro. Tra loro anche 2 bambini. Separati dai loro familiari che invece sono sbarcati questa mattina a Pozzallo. Gli operatori di Medici Senza Frontiere a bordo dell'Aquarius sono riusciti a mettere in contatto uno dei 2 bambini col padre che ora lancia un disperato appello perché il figlio possa ricongiungersi a lui. Il bambino si trova nel centro di detenzione libico di Taiura. Nel primo naufragio, raccontano i testimoni, avrebbero perso la vita almeno 21 persone, tra loro anche 4 donne, di cui una incinta. Testimoni raccontano che quando i migranti hanno visto il mercantile arrivare, in molti si sono buttati in mare nel tentativo di farsi soccorrere, altri invece sono caduti da una barca di legno che stava per affondare. Sono stati giorni estremamente difficili e anche drammatici. Siamo arrivati nella zona di soccorso al largo della Libia e mentre stavamo avvicinandoci abbiamo già ricevuto la prima richiesta di intervento da parte del centro di coordinamento del soccorso in mare di Roma, della Guardia Costiera Italiana, e da quel momento sono iniziati 2 giorni e mezzo consecutivi di ricerche ininterrotte. Nella giornata di sabato c'è stata anche un'azione intimidatoria da parte di una delle motovedette della Guardia Costiera Libica che ha sfiorato la collisione con la nave Aquarius e le ha chiesto poi di andare via. Dopo gli accordi tra il governo libico e quello italiano diventa sempre più difficile il compito dei soccorsi da parte delle ONG. E non ci sarebbe nessun motivo xenofobo dietro al gesto di un uomo che aveva tentato di appiccare il fuoco al portone di un centro islamico a Padova. È stato rintracciato, è stato denunciato dai carabinieri, è stato tradito dalla sua scheda elettorale e anche dai filmati delle telecamere messe installate nella zona. Quasi le 3 della notte tra domenica e lunedì, poche ore dopo la chiusura dei seggi elettorali e spoglio appena iniziato. Con il volto coperto, un uomo prima si accende la sigaretta, poi con l'accendino dà fuoco alla carta dentro il cestino piazzato davanti alla porta del centro culturale islamico La Saggezza di Padova. Un abitante del palazzo si accorge subito delle fiamme e chiama i vigili del fuoco che intervengono velocemente. Sulla soglia del portone d'ingresso rimangono le ceneri del tentato incendio. L'uomo di 57 anni, identificato dai carabinieri del nucleo operativo di Padova nell'arco di poche ore, aveva già cercato di dare fuoco al centro islamico di preghiera. Era successo infatti anche la notte precedente, tra sabato e domenica. Quella volta un passante aveva notato nello stesso posto una scatola piena di carta che puzzava di benzina. Gli investigatori non avevano mai avuto dubbi della natura dolosa dello sventato incendio e il fatto che sia avvenuto proprio nella domenica del voto aveva creato non poche preoccupazioni e non solo in città. Un atto violento che poteva essere interpretato come un'intimidazione, come l'ennesimo gesto da parte di estremisti per alimentare il clima d'odio nel nostro paese nei confronti di realtà culturali e religiose diverse. Sulla scia del raid razzista di un mese fa a Macerata.
Nulla di tutto questo, nessuna matrice politica, hanno poi scoperto gli investigatori quando sono andati a casa del piromane, padovano di 57 anni, invalido civile, un soggetto psicologicamente debole che vive da anni in solitudine in un appartamento popolare alle porte di Padova, tenuto in ordine maniacale. L'uomo ha subito confessato, raccontando che pochi giorni prima aveva litigato con un suo vicino di casa, extracomunitario, di fede musulmana. I carabinieri sono arrivati a lui non solo attraverso le telecamere, camere di sorveglianza, ma anche grazie ai frammenti bruciati della tessera elettorale che l'uomo aveva usato come miccia insieme ad altri pezzi di carta imbevuti di benzina e piazzati nel cestino a cui dare fuoco davanti al portone del centro culturale islamico padovano. Restiamo a Padova perché per gli scontri tra tifosi lo scorso 27 gennaio in occasione della partita Vicenza-Padova la polizia questa mattina ha effettuato decine di perquisizioni ad appartenenti ai gruppi ultra padovani coinvolti nella guerriglia fuori dallo stadio in cui rimasero feriti anche agenti delle forze dell'ordine. 20 gli indagati tra gli ultra del Padova ai quali è stato applicato il DASPO. I reati contestati sono violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso, lesioni personali aggravate e manifestazioni esteriori del dissolto partito fascista. Oltre a provocare gli scontri, infatti, gli ultra prima e durante la partita hanno usato gestualità tipiche di estrema destra ed esposto cartelli dal contenuto antisemita proprio il 27 di gennaio, data in cui ricorreva la giornata della memoria. E prima abbiamo visto il presidente delle CONI Malagò che aveva preso la decisione di interrompere il campionato di Serie A e il campionato di Serie B nel giorno della morte del capitano della Fiorentina Astori. Ma Malagò ha preso anche altre decisioni, ha messo mano al calendario dei recuperi delle partite che non sono state appunto disputate domenica, ma anche del calendario che riguarda il calciomercato. L'intervento di Giovanni Malagò lascia il segno. In questi giorni emotivamente sofferti per il mondo del calcio, il commissario della Lega interviene con sollecitudine, un modo sconosciuto a quelle latitudini. Dopo la giornata saltata per la morte di Astori, c'era da individuare il recupero della 27esima nel dedalo di un calendario molto compresso. L'unica richiesta tra i club è arrivata dalla Fiorentina che non voleva tornare troppo presto in Friuli dopo la tragedia. La partita con l'Udinese sarà recuperata tra martedì 3 e mercoledì 4 aprile di pomeriggio come Genoa-Cagliari, Benevento-Verona, Chievo-Sassuolo, Torino-Crotone e Atalanta-Sampdoria. I bergamaschi saranno poi impegnati venerdì 6 contro la SPAL. Resta in sospeso la data del recupero del derby tra Milan e Inter per il quale si dovrà attendere l'esito dell'ottavo di finale di Europa League dei rossoneri con l'Arsenal. Si potrebbero aprire scenari che riguardano la finale Coppa Italia del 9 maggio, a seconda anche del risultato della Juve in Champions. Se i bianconeri, la squadra di Gattuso, dovessero arrivare in fondo alle competizioni europee, il derby milanese potrebbe slittare al 23 maggio. Il presidente Malagò ha messo mano anche ad un altro calendario, quello del calciomercato. Accogliendo un'istanza che spesso abbiamo ascoltato dagli allenatori, ha deciso di evitare la contemporaneità con le partite. Per la Serie A le trattative estive si chiuderanno prima dell'inizio del campionato, il 18 agosto. Per quanto riguarda la finestra invernale, il 18 gennaio, vigilia della ripresa dopo la sosta. Arricchita l'offerta durante le feste natalizie, si farà un passo avanti nella stagione 2018-19. Anche la nostra Serie A avrà il Boxing Day come la Premier inglese, in campo il 26 dicembre, ma anche il 22 e il 29 per intercettare sempre di più le famiglie e portarle negli stadi. Un correttivo anche per il format della Coppa Italia, sorteggio del campo per le sfide tra squadre di Serie A, mentre adesso giocava in casa il club piazzato meglio nel tabellone. Il commissario Malagò non si è fermato qui, decisa anche l'elezione il 19 marzo del nuovo presidente della Lega, che sarà Gaetano Miccichè, numero uno di Banca IMI del gruppo Intesa San Paolo. Consenso unanime delle 20 società. Per la nomina dell'amministratore delegato si aspetta il responso dell'antitrust sull'assegnazione dei diritti TV il 25 marzo. Il punto di contatto tra il calcio e la politica in queste ore del dopo voto è l'elezione di Lotito e Galliani a senatori. Sono invece ore intense di vigilia Champions per la Juventus che domani a Londra deve recuperare 2-2 con il Tottenham. Un crocevia delicato da affrontare però con il morale alto dopo il passaggio felice del campionato e lo stato d'animo potrebbe crescere ancora con il recupero di Higuain per il quale trapela un cauto ottimismo. Ci fermiamo adesso, lascio la linea a Tagadà subito dopo la pubblicità, grazie per averci seguito. TG Cronache torna domani subito dopo il nostro telegiornale delle 13:30. Buona giornata a tutti voi.